La storia che vi voglio raccontare oggi ha due protagonisti, anzi per correggermi dovrei dire quattro protagonisti. Due sono seduti qui davanti a me, due sono seduti fra il pubblico, Stefania Paciello e Ruggero De Paolis. E fra il pubblico abbiamo due splendidi ragazzi che sono Anton e Caterina. Allora, l'estate di 10 anni fa è il 2006 e la vostra famiglia, voi due, aspettava già con ansia di ospitare due bambini che insomma 10 anni fa erano piccoli, avevano 7 anni, no? Circa. Sì, stiamo parlando di due gemelli, quindi 7 anni e mezzo. Per quale motivo la decisione di accogliere, di aprire le braccia, anche semplicemente per un breve periodo nel corso dell'estate, a quelli che erano conosciuti come i ragazzi di Chernobyl? Per caso, per dare una possibilità a questi due bambini meravigliosi, di cui ci avevamo raccontato, di trascorrere un'estate tranquilla e serena in seno proprio alla nostra famiglia. Una collega di mio marito ci raccontò che anche lei ospitava una bambina di quelli di Chernobyl. E noi ci offrimmo immediatamente di ospitarli, dando questa disponibilità, e arrivarono questi due meravigliosi frugoletti di cui ci innamorammo perdutamente al primo. Quindi ricordiamo che c'erano queste organizzazioni che ci sono ancora, peraltro voi adesso ne fate parte, anzi ne avete creata una, c'erano queste organizzazioni che permettevano a tanti bambini di quei territori di venire quasi, possiamo utilizzare il termine, a disintossicarsi, a disavvelenarsi, sì, dalla loro realtà quotidiana. Possiamo usare questi termini. Assolutamente sì. E tante persone in Italia accoglievano questi bambini, forse adesso col passare del tempo saranno un po' meno, credo, no? Sì, sono diminuite nel corso del tempo per vari motivi, ovviamente, perché la crisi comunque ha colpito tutti, perché ormai Chernobyl è lontana, quindi essendo passati 30 anni non se ne parla più così tanto. Ci si dimentica, assolutamente, purtroppo. Sì, ci si dimentica. Però sono ancora tantissime le famiglie italiane che si dedicano a questi progetti meravigliosi, che danno una speranza gigantesca a questi bambini che hanno bisogno soprattutto di quello, di speranza e di famiglia. Voi avevate pensato prima di avere dei figli o di adottare dei figli, non lo so? Ma diciamo che sì, l'idea c'era venuta in mente, però di fatto poi una volta venuto a contatto con questi ragazzi, dopo averci passato i primi 2 mesi, abbiamo capito che quella era la strada giusta. Quindi appena li avete conosciuti, loro non parlavano neanche italiano, no, non dicevano niente, è stato amore a prima vista. Sì, assolutamente, cioè, sì. E avete pensato, questi due bambini, questi due gemelli saranno nostri figli. Sì, esattamente così, così come l'hai descritta. Ma guarda che Stefania si commuove ancora adesso, perché le vengono gli occhi lucidi, poi fa commuovere a me, perché poi figuriamoci qua in questa situazione. Allora, loro però cosa hanno detto? Ma chi sono sti due matti? Sì, no, sì, sì. Cioè, voi avevate le idee chiare, loro erano piccoli e forse non lo sapevano, però da quello che ho capito invece è successa la stessa cosa per loro. Sì, loro sono stati fantastici quando sono arrivati. Io mi ricordo la prima volta andammo a prenderli, era notte fonda, c'era questo, arrivava questo pullman in questo piazzale buio, pieno zeppo di bambini piccolissimi, e chiamavano, facevano l'appello dei genitori affidatari italiani per assegnare loro i bambini arrivati, e quando chiamarono il nome De Paolis io mi sentii morire, e arrivarono loro due, Anton, già guerriero, così davanti alla sorellina che lo difendeva, lei piccolina dietro con gli occhialetti che si nascondeva, e lui fu coraggiosissimo subito, arrivò, mi strinse la mano, lei mi guardò così, poi a un certo punto abbassò lo sguardo, poi mi riguardò e sorrise, e lì nacque tutto. Ma è vero che lei ti ha raccontato dopo, quando siete riusciti a comunicare meglio, che comunque lei nella sua immaginazione pensava che tu saresti stata, cioè che la sua mamma sarebbe stata una donna come te? Che la sua mamma sarebbe arrivata prima o poi. Infatti un giorno mi raccontò, erano passati circa 2 o 3 anni, lei già cominciava a parlare bene italiano, e mi raccontò in un momento di intimità che aveva pensato sempre che prima o poi la sua mamma sarebbe arrivata. E allora mi disse, mamma, io pensavo, quando stavo in istituto, chiedevo a quella signora tutta bianca che sta in cielo di mandarmi una mamma. E allora a quel punto io intervenni dicendole, bene, allora la tua mamma fidataria è arrivata e tu l'hai riconosciuta come tale. E lei mi disse, no, mamma, io capii che non era lei. Quando vedi te capì che tu saresti stata la mia mamma. Beh, che bella, figuriamoci, no? È lì proprio. È lì. Però
dopo che nasce questo legame, e ancora non si è concretizzato perché ancora non siete diventati i loro genitori, in voi nasce allo stesso tempo il desiderio di fare qualcosa anche per gli altri bambini che si trovano lì. E quindi a chi viene la voglia, l'idea di creare un'associazione che facilitasse la venuta di questi ragazzi in Italia? A chi è venuta? Lo dico io perché è venuta a lei. Io perché è venuta a lei, perché diciamo dopo un mese che loro erano partiti, Stefania è partita, è stata a Minsk e si è resa conto della situazione, di chi erano, con chi vivevano, se le cose che avevamo capito così erano vere o perché noi non avevamo capito nulla, certo, né di loro, né di quel paese, né di chi era la nonna, che di fatto non era una nonna, era una famiglia che li ospitava del posto. In cambio, fra l'altro, di soldi, cambio di denaro, no? Dallo Stato, perché lo Stato invece di avere gli orfanotrofi dà alle famiglie povere un sostegno affinché tengano dei ragazzi. Così diciamo risolvono due problemi nello stesso momento. E quindi non solo ha visto loro, ma anche tutti i loro compagni di scuola, tutto il paese dove vivevano, e quindi una serie di altri ragazzi che poi pian piano sono venuti a far parte dell'associazione. Tant'è vero che ad Anton soprattutto e a Caterina chiedevano i bambini, diciamo, dove ci possiamo iscrivere anche noi per venire in Italia, perché abbiamo capito che era un canale, po' il sogno, e no? Quindi è diventata un po' il sistema per poter, e quindi Stefania è tornata e quindi ha creato questa associazione. Quindi questa associazione che si chiama? Cuore di Roma con la K. Cuore di Roma con la K, che ha proprio lo scopo di creare questo legame fra questi ragazzi che vivono in Bielorussia e le persone in Italia che li vogliono accogliere, magari soltanto per questo periodo di vacanza. Però poi potrebbe succedere quello che è successo a voi, magari riuscire in un'adozione, che nel vostro caso c'è stato, però dopo ben 9 anni di attesa. Sì. Quindi li avete conosciuti che erano cuccioli e li avete finalmente adottati come figli, ma poi alla fine era solo una burocrazia perché erano già vostri figli. Però quanto tempo fa? Ma in realtà appunto noi li abbiamo adottati in agosto, siamo riusciti quest'anno finalmente a coronare il nostro sogno. Mezzo anno fa, insomma, sono ufficialmente i vostri figli. Si chiamano De Paulis. 9 anni di gestazione invece di 9 9 anni, esatto. E detto da un chirurgo, da un cardiochirurgo, gli possiamo credere. Allora, fare questa operazione però bisogna dire che costa dei soldi, sì, no? Perché non è soltanto io mi rendo disponibile ad ospitare questi bambini, bisogna rendersi disponibile, poi comunque pagare il biglietto per questi bambini e pagare anche il biglietto per una persona che è praticamente la loro accompagnatrice. La loro accompagnatrice. Esattamente. Che accompagna tutto il gruppo, quindi è un prezzo che è diviso per il gruppo intero, non per ogni bambino accompagnatrice. Ah, ecco, che accompagna tutto il gruppo. Certo. Esattamente. E poi ovviamente si mantengono i bambini che arrivano, sì, ma non hanno niente, è vero che non hanno niente? È vero, non hanno nulla. Il più delle volte non hanno nulla, hanno un sacchetto di plastica dove hanno i semini, tutti loro portano i semini per il viaggio, hanno magari una bottiglietta perché piccola. Perché i semini? Cosa sono? Perché loro mangiano i semini in Bielorussia, i bambini in Bielorussia hanno sempre tasche piene di semini. Come caramelle, diciamo. Ah, come caramelle. E quindi sì, non portano nulla, per cui bisogna provvedere a loro. Però quello che vorrei dire, se posso, certo, è non è tanto il denaro che si investe per fare questo, la cosa importante è la fatica, è l'impegno, è il coraggio e la lealtà che si devono mantenere nel tempo nei confronti di questi bambini, perché nel momento in cui li si ospitano si instaura un rapporto di fiducia enorme e per loro è la seconda chance della vita, non possono essere delusi. Questo per loro diventa devastante. Siccome è successo che molte famiglie abbiano poi rinunciato a portare avanti questo progetto nei confronti dei bambini. Quindi hanno iniziato magari ad accogliere dei bambini e con la promessa che si sarebbe protratta nel tempo, esatto, invece poi li hanno dimenticati. E poi sì, sono stati dimenticati. Allora è questo quello che conta sul serio, la lealtà nei confronti di questi bambini. Bisogna essere seri, si diventa genitori. Li si ospita, ma si diventa i loro genitori, quindi è molto molto importante essere seri in questa operazione. Che poi non vuol dire adottarli necessariamente, vuol dire continuarli a seguire, ad aiutarli anche quando man mano diventano più grandi, già certo, dare una certa continuità. Ma certo, perché tanto anche se voi non li aveste adottati, voi li avete sempre sentiti come sì, vostri figli. Non sarebbe cambiato nulla, telefonate,
la tecnologia ci ha aiutato molto, perché in questi anni Skype e cose simili hanno cambiato il modo di cui potevamo comunicare, perché i primi anni era difficile sia parlare al telefono sia trovare un telefono, certo. Tutto, no? Quindi questo ha cambiato molto, adesso è molto più semplice. Quindi se uno volesse provare a vivere questa esperienza potrebbe mettersi in contatto con voi, lo ricordiamo ancora, Cuore di Roma con la K, esatto. Quindi non con la C, con la K, esatto. Lo state vedendo adesso in sovraimpressione. E uno si rende disponibile, io posso accogliere dei bambini per un mese, due per un mese, due mesi, così, certo. Bambini però che arrivano magari non parlano neanche l'italiano, adesso, uno può chiedere, sì, anche... Sì, sì, adesso noi abbiamo tanti di bambini che nel corso del tempo sono venuti, per cui tanti bambini parlano perfettamente italiano, quindi, e poi comunque la cosa più bella è insegnare la nostra lingua a un bambino che arriva e ha tanta voglia di impararla, è una grande soddisfazione. E che età hanno questi bambini? I bambini variabile? Possono, sì, variabile, vanno dagli 8 anni ai 14, 15, anche 16. E uno volendo. Può anche sapere di che età? Certamente, sì, sì, non si può scegliere, ma si può concordare, anche in base alla composizione del nucleo familiare. Beh, perché certo. Magari ci sono dei figli naturali per cui si sceglie un bambino che abbia più o meno la stessa età del figlio naturale, in modo che possano andare d'accordo e diventare amici. Mi sembra una bellissima iniziativa, complimenti Stefania. Grazie. Pacello, Ruggero De Paulis, Anton e Caterina, che non ho, ai quali non ho chiesto niente perché sono minorenni, per cui per rispetto alla loro età, ma fatevelo dire, siete bellissimi e grazie di essere venuti qua.